primo consiglio metropolitano aperto che si fa da quando è iniziata la nostra legislatura, il primo consiglio metropolitano che si fa fuori dalle stanze di Palazzo Alvaro, e lo si fa per un motivo molto importante, molto particolare, per un'emergenza lavorativa che non ci può lasciare indifferenti. Non ci può lasciare indifferenti per tanti motivi, non ultimo il fatto che i tentativi di conciliazione, i tavoli istituzionali al Ministero non sono andati a buon fine, ma non ci può lasciare indifferenti in un territorio nel quale non soltanto si dovrebbero salvare i posti di lavoro esistenti, e ogni singolo posto di lavoro è di vitale importanza nell'ottica di un territorio nel quale molte famiglie sono monoreddito, ma soprattutto in un momento in cui il nostro territorio cresce se crescono le occasioni occupazionali. Spesso sentiamo dire, non abbiamo ragione di credere che non sia vero, spesso sentiamo dire che l'Italia riparte se riparte il Mezzogiorno, che questo territorio fa parte delle politiche di sviluppo nazionali del nostro paese. Allora questo si deve tradurre in risultati concreti, altrimenti rischiamo di innestare il dubbio nei nostri concittadini che in realtà siano soltanto parole vuote. Al netto di questo, noi non vogliamo camminare da soli, vogliamo coinvolgere tutte le istituzioni presenti sul territorio, dalle istituzioni della politica ai sindacati, a tutti coloro che hanno a cuore questa situazione, che possono camminare insieme a noi per trovare una soluzione. Soluzioni naturalmente a portata di mano non ce le ha nessuno. Il percorso che si vuole portare avanti però è ben individuato. Noi, senza voler inventare nulla, ma con l'umiltà di provare a imitare i percorsi che sono stati seguiti in situazioni analoghe in altre città, soprattutto il Mezzogiorno, vorremmo tentare questa strada. Lo scorso anno i lavoratori del consorzio Almaviva di Palermo rischiavano di essere licenziati, si è trovata una soluzione. Allo stesso modo è successo per un'azienda, mi pare di ricordare, sempre di call center a Napoli. E allora, se così si è fatto in altre realtà, ironia del destino, anche col supporto di aziende regine, noi vogliamo provare a coinvolgere tutti gli attori istituzionali su questo tipo di percorso.